Buona domenica a tutti, fratelli e sorelle. Il brano evangelico di questa quindicesima domenica del tempo ordinario ci ripropone la ben nota parabola di Luca del buon samaritano. Una parabola che viene raccontata da Gesù a seguito di una domanda un po' insidiosa di un dottore della legge che, per mettere alla prova il Signore, chiede cosa devo fare di buono per avere la vita eterna. In realtà al dottore della legge non gli interessava nulla della volontà di Dio e nemmeno della vita eterna. E Gesù smaschera questa sua ipocrisia, perché la sua domanda teologica è una domanda soltanto salottiera, per intessere un discorso che non indaghi veramente la volontà dell'Onnipotente. Ed è l'atteggiamento che tanti cristiani hanno a volte quando utilizzano la preghiera, la pratica religiosa, la lettura della Sacra Scrittura, non per entrare realmente nel cuore di Dio, ma per sentirsi un po' a posto con la coscienza e per intessere un discorso alto. Gesù cala il dottore della legge nella concretezza del quotidiano e gli risponde così: che per amare Dio e per avere il regno di Dio è necessario amare il prossimo. E quando il dottore ancora insiste chiedendo chi è il prossimo, Gesù racconta questa parabola che si incide per sempre all'interno del nostro cuore. Questo malcapitato che viene picchiato e lasciato ai crocicchi di una strada mezzo morto si vede attraversare la strada da un levita, da un sacerdote, che però guardandolo passano oltre. Soltanto un samaritano guardandolo si muove a compassione e lo aiuta. Ora sappiamo bene che i samaritani erano considerati nemici di Israele ed erano considerati eretici e scismatici, lontani dal popolo. E proprio un samaritano, proprio un nemico, riesce a muoversi a compassione. Perché ciò che è necessario all'interno della nostra vita di fede non è fondamentalmente un linguaggio teologico che sia preciso e possa in qualche modo rispondere a dei criteri dottrinali, ma è quando quella teologia e quella vita di fede e quel credo che noi professiamo ogni domenica si cala nella concretezza di ogni giorno. Se noi non viviamo la concretezza dell'amore al prossimo, senz'altro tutto quel linguaggio religioso finisce per essere anche fastidioso agli occhi di Dio. Allora ecco cosa deve caratterizzare la nostra vita di fede: il sentire compassione, il muoverci a compassione per la vita dell'altro, chiunque esso sia. Può essere anche il nemico, colui che mi ha marciato contro, colui che mi ha pestato i piedi. Io nel mio cuore devo poter maturare questo sentimento di compassione, sentire nel mio cuore il disagio dell'altro e dedicargli del tempo, così come ha fatto il samaritano, che certamente non risolverà tutti i problemi di quel malcapitato, ma gli donerà tempo, non sarà frettoloso. Quante volte la nostra carità spicciola, frettolosa, si appaga semplicemente portando un pacco alla Caritas, lasciando un'offerta o portando roba vecchia che togliamo dal guardaroba presso qualche struttura religiosa. In realtà la compassione è altro, è donare del nostro tempo, del quale tante volte noi siamo gelosi. In questo modo, muovendoci a compassione, palpiterà il nostro cuore con il cuore di Dio e allora il regno di Dio non sarà qualcosa di esterno a noi, ma ci nascerà da dentro. Sarà il regno della compassione nel quale con Dio abiteremo anche noi. A tutti buona domenica e buona settimana.